ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi farò il mio primo video decluttering della mia makeup collection. In realtà quello che vi avevo proposto io era di fare appunto il video sulla mia makeup collection gigantesca, vi anticipo, aggiornata. Mentre in tantissimi avete detto: perché invece non fai il decluttering della makeup collection, così vediamo anche come sistemi, eccetera eccetera. Ed ho pensato che insomma fosse una buona idea. Quindi oggi sistemeremo assieme tutta la mia makeup collection, quasi tutta, perché ci saranno tutti i miei trucchi ma non i miei smalti. Gli smalti sono abbastanza in ordine per ora, quindi appunto sistemeremo tutti i miei trucchi. Vi anticipo appunto che è una cosa gigantesca, smisurata e insomma tutti gli aggettivi possibili immaginabili, quindi c'è tanto tanto lavoro. Mettiamoci, rimbocchiamoci le maniche, bisogna sistemare tutti quei cassetti che sono incasinatissimi e strabordano di trucchi, quindi let's go! Prima di iniziare vi specifico che la gran parte dei trucchi che uso quotidianamente sono qui nel cassetto della mia specchiera, quindi quelli che vedremo appunto escludono tutti questi trucchi, che sono appunto quelli che al momento sto usando di più, ma varia molto spesso. Partiamo dal primo cassetto, che è quello delle ciprie, degli illuminanti e delle BB cream, CC cream. In questo momento è un vero e proprio casino e per raggiungere qualsiasi tipo di prodotto devo rovistare e insomma, quindi non è molto pratico. Questa è la Perfect and Natural, questo è un fondotinta di Deborah, non credo sarò mai così abbronzata. Questa è la numero 6 che ho usato nel video su cui mi truccavo il supereroe. Non credo che riuscirò mai ad avere la tonalità 6, neanche se mi trasferisco alle Bahamas, quindi direi che questo lo lanciamo. Sto spaccando tutto. Mentre scelgo cosa tenere, cosa non tenere, voglio specificare che non butto via nulla, nel senso che molte delle cose che appunto oggi butteremo tra virgolette, cioè tireremo fuori dalla mia makeup collection, andranno in beneficenza come ho sempre fatto, oppure solo che non ne ho mai parlato perché non ne vedo il bisogno, però siccome mi verrà chiesto, e oppure darò qualcosina anche a qualche mia amica. Allora, c'è la Photo Perfection Light di Givenchy. Ho questo fondotinta da un sacco di tempo, ma mi piace usarlo quando sono abbronzata, quindi questo lo tengo. Poi c'è la Hydra Sparkling Givenchy, questa è un'ottima crema colorata e anche fattore di protezione 15, quindi anche questa tengo. Questa è una CC cream fattore protezione 30, ottima, l'ho presa a Tokyo. Non so che cosa ci faccia qua un primer, ma ho visto che questo di Collistar ce l'ho da un sacco di tempo, quindi anche questo vola. Questo è un illuminante che non ho usato tantissimo perché mi trovo molto meglio con gli illuminanti liquidi, devo dire, o in polvere, quindi anche questo lo do via. Queste sono abbastanza nuove, questo NYX è un primer che ancora devo provare, mentre questo invece è un illuminante di Revlon che ho usato un sacco ed è sicuramente scaduto adesso, quindi anche questo lo lanciamo. Queste credo siano scadute. Per quanto riguarda le ciprie, ce ne sono tre che sicuramente darò via: Debbie, Maybelline e Deborah. Queste due le ho da secoli, mentre questa non la uso perché ne ho tante tante altre trasparenti. Poi ce n'è una Kiko che ho usato abbastanza, ma è un po' troppo perlata per i miei gusti, quindi darò via anche questa, anche se appunto non è male come cipria. Tutto il resto delle ciprie, Diego Dalla Palma, c'è Pure, Puro Bio, Makeup Forever, c'è NYX, c'è la Mineralize Skin Finish di MAC, questa è mitica dei tempi d'oro se vi ricordate. Poi ne ho due Givenchy, io amo i prodotti per il viso Givenchy, le basi, le ciprie sono fantastici. E poi c'è la Primed and Poreless di Too Faced, che è quasi finita perché la uso molto. Questa è una buonissima cipria trasparente. C'è questa di Lila Cosmetics e se non sbaglio ne ho un'altra là dietro che daremo via perché sono troppo troppo illuminanti anche queste. Poi qui a lato vedete che avanza un po' di spazio nel cassetto, vado ad inserire questo scomparto che ho appena trovato e quindi sono contenta perché ci sta perfettamente. Ok, abbiamo finito con il primo cassetto, è molto molto più in ordine. Questi sono i prodotti che abbiamo eliminato solo dal primo cassetto, quindi direi che
stiamo andando bene. Secondo cassetto, e qui ci sarà da ridere ragazze, questi sono blush e anche alcuni ombretti perché non ci stavano nell'altro cassetto. Iniziamo allora. Blush spray, alla fin fine l'ho utilizzato solo una volta, non mi è sembrata la cosa più semplice da utilizzare, quindi anche questo lo daremo via. Poi ci sono questi blush di Too Faced, sono troppo troppo belli per poter pensare di darli via. Questi li diamo via, alcuni sono troppo scuri, altri li ho utilizzati un sacco, questo ce l'ho da secoli, anche questo Kiko. C'è questo cremoso Benefit che ho tipo da quando ho aperto il canale, anche questo sicuramente è scaduto. Stessa cosa per questo Debbie, che in realtà è molto molto carino come colore. No, questo lo tengo perché mi piace. Daremo via questo. Poi darò via anche questo Diego Dalla Palma. Non perché non mi piaccia, anzi, Diego Dalla Palma è uno dei miei brand preferiti, ma è un po' troppo. Cioè, quelli in stick, quelli in crema non mi fanno impazzire. C'è questo Smooth and Blush, anche questo è in crema. Quindi, boh, non so se tenerlo oppure no, direi di no, diamolo via. Ce ne sono un paio di Pupa di 10.000 collezioni passate. Questo l'ho usato un po' di più, questo un po' di meno, diamoli via entrambi, direi. E c'è quello della collezione MAC Hello Kitty, che anche se ce l'ho qui da prima di iniziare a fare video su YouTube, è troppo bello. Io non darò mai via questo blush, cioè, mi dispiace. Poi questo Too Faced, questo non ce l'ho da tantissimo, è carino e sicuramente lo tengo. Qui c'è un altro di Too Faced, anche questo è uno spettacolo, quindi non posso darlo via. Qui ce n'è uno Dior, questo è fantastico, fantastico, si può usare sia come ombretto, come terra, come blush, è fenomenale questo. C'è anche un po' di illuminante, questo assolutamente non lo diamo via. Qua dietro ci sono un sacco di ombretti Laila, che devo dire mi sono tornati utili in molte occasioni per colorare i capelli, sono molto pigmentati e questa è la linea che preferisco di Laila, quindi direi di rimanere, insomma di tenerli. Vado però a cambiargli sistemazione, quindi li togliamo da qua. Stessa cosa per questi ombretti, andiamo nel frattempo a spostarli perché li metteremo in un altro cassetto. Sto prelevando alcuni blush dall'altro cassetto dei blush perché lì ne ho davvero troppi e quindi voglio fare un po' di spazio anche nell'altro cassetto e li metto quindi da questa parte. Questo è il mitico NARS Orgasm, che non uso più tantissimo devo dire, ma è uno di quei prodotti che io ho desiderato per così tanto che ancora quasi non mi sembra vero, avete presente quella sensazione? Ancora quasi non mi sembra vero di averlo, quindi assolutamente questo lo tengo. Ok, diciamo che con questo cassetto abbiamo finito, abbiamo sistemato tutto per bene, ho anche un po' di spazio ancora per altri blush, quindi direi che è perfetto. Ci sono quelli La Masca, quelli Givenchy e tutto è molto ben ordinato e catalogato. Passiamo ad un altro cassetto, qui ci sono un sacco di ombretti e poi qui invece ci sono prodotti per le sopracciglia. Io direi di andare a togliere i prodotti per le sopracciglia, questa di Max Factor, questa di L'Oreal e questa di Whitening Lightning, le daremo via, probabilmente anche questa che non so nemmeno che cosa sia, queste le diamo via. Anche questa di Deborah la darò via, nonostante io l'abbia usata abbastanza, è molto buona come palette, ma ho tanti altri prodotti da sopracciglia. Invece la palette Too Faced, la palette Claren, il Gimme Brow Benefit e poi qui ho un altro backup del Gimme Brow e qui ci sono due matite Diego Dalla Palma The Brow Studio, la mia matita preferita di tutti i tempi per colorazione, per stesura, per tenuta, sarà sempre la matita di Diego Dalla Palma, la 101. Qui ci sono alcuni ombretti Catrice che darò via, questo Kiko anche, questi Urban Decay sono meravigliosi quindi assolutamente li teniamo. Qui ci sono due palette Revlon che uso molto molto poco in realtà, quindi anche queste diamole via. Altra cosa che darò via sono questi, questi kit di ombretti di Laila. Altro ombretto fantastico è questo NARS
questo blu elettrico è introvabile, veramente un dupe di questo ombretto è impossibile da trovare, non so se rende in videocamera ma è ancora più vivo, è fantastico. Questo l'ho preso a Parigi, mi ricordo, quando ho preso anche quest'altro duo, quindi questi assolutamente li teniamo. Poi ci sono tre ombretti Urban Decay. Questi due non stanno particolarmente bene sul mio tipo di occhio, quindi li daremo via, anzi direi di dare via tutti e tre, così li darò in un giveaway, visto che questi sono ancora in scatolati, nuovi, sigillati, questi veramente posso darli in un giveaway. Ve lo ricordate questo ombretto MAC della collezione dei cattivi Disney, My Dark Magic? Questo è fantastico, amavo questo ombretto, mi piace ancora moltissimo, quindi questo assolutamente rimane, non posso assolutamente darlo via, sono molto sentimentale anche con i trucchi, mi sto rendendo conto. Bene, direi che con questo cassetto abbiamo finito, qui ci sono tutto ombretti mono e poi alcune palette con 3 o 4 colori, quindi molto molto soddisfatta, anche qui sono tutti ben catalogati e ben disposti. Il cassetto qua sotto è un po' un mix, nel senso che ci sono alcuni ombretti ancora in scatolati praticamente, anche questi li darò in un giveaway. Poi ci sono tantissimi altri ombretti mono, questi sono tutti Collistar, sono tutti ottimi ombretti, quindi li tengo, mentre daremo invece via questi roll-on di Laila, questi pigmenti Berry M, all'epoca li usavo un sacco ma adesso li daremo via. Io voglio che voi mi scriviate se vi ricordate di questi prodotti che usavo secoli fa nei video, perché ci tengo a sapere se siete con me dall'epoca, davvero dai tempi. Anche con questo cassetto abbiamo finito, ho ancora un po' di spazio per nuovi ombretti mono che mi arrivano costantemente, nuovi appunto nuovi prodotti. Qui ho sistemato i mascara ancora chiusi e poi appunto prodotti per sopracciglia qua e altri ombretti mono, là dietro ci sono le fibre per mascara. Poi questo cassetto è per le matite, gli eyeliner e matitoni vari. Questo cassetto è già abbastanza ordinato di suo, quindi non andremo a toccarlo più di tanto. Do solo un'occhiata per vedere cosa posso eliminare, perché magari non uso tantissimo. Ok, vado ad eliminare tutte queste matite Kajal, perché non mi trovo mai ad utilizzarle, oppure appunto le ho utilizzate un sacco, quindi sono anche un po' scadute, direi. Vado ad eliminare anche questi prodotti perché ho già altri dupe, oppure appunto sono cioè è molto molto tempo che non li utilizzo. E anche qui non c'è tantissimo da riordinare, ma alcune palette dobbiamo per forza eliminarle. Qui c'è una palette MAC super super usata, ma non posso darla via assolutamente perché ci sono straffezionata. Poi ci sono alcune palette Dior, Saint Laurent. Penso di dare via queste due Deborah, nonostante siano ottime palette, ma per esempio questi color non sono proprio il massimo per me, poi ne ho tante altre simili. Altre palette che darò via sono queste, sempre Deborah, e poi questa di Sephora. Daremo via anche queste due Angel Eyes di W7, Sigma e Revlon. Queste sono tutte palette Too Faced che avevo in un altro cassetto, che però è davvero troppo troppo pieno, quindi siccome sono comunque piccoline, secondo me stanno bene in questo cassetto. Qui c'è un'altra palettina Lancome e quest'altra, questa è la Naked 2 Basic, questa è la Naked 2, la Naked 2 Basics, che uso molto quando viaggio, quindi naturalmente anche questa rimane. Ok, direi che anche per quanto riguarda le palette piccoline ci siamo, tutto molto ordinato, catalogato e semplice da utilizzare. Questo disastro invece è il cassetto delle palette un pochino più grandi, che noi adesso dovremo per forza mettere un po' a posto, per un casino. Una palette che a malincuore darò via, ma sarà questa di Gwen Stefani, perché sì, ha un sacco di blush, ma ho tantissimi blush mono.
qualche mia amica potrebbe fare uso migliore di questa palette. Qua dietro ci sono tutte le mie palette, non so se riuscite a vederle, sì, tutte le mie palette MAC, queste rimangono qua naturalmente, non potrei mai darle via. Poi ci sono questa palette Too Faced che è piuttosto vecchia, piuttosto utilizzata, quindi darò via anche questa, ma terrò la cover, che non so nemmeno se è per il 6 o per il 5. Sì, decisamente per l'iPhone 5, peccato, non l'ho mai utilizzata perché l'ho sempre lasciata sul retro della palette, invece è molto molto bella. Poi altra palette che darò via è questa Coastal Scents Reveal. Questa palette di Urban Decay è stata la mia prima palette Urban Decay, ve la ricordate? Quanti ricordi ho di questa palette? Filmavo un sacco di tutorial con lei, è bella, ho un sacco di ricordi, ma la do via proprio perché è disintegrata e devo fare spazio, quindi qualcosa devo sacrificare. Ecco dov'era questa palette, l'ho cercata un sacco e non riuscivo a trovarla. Questa è forse la palette con packaging più carino del mondo, naturalmente la tengo. Queste le mie due palette Hello Kitty, ve le ricordate? Amo queste palette, non potrei mai darle via, quindi vediamo di sistemarle nel cassetto che ha palette un po' più piccoline. Questa Urban Decay, anche questa è fantastica, con tutti i colori brillantinati, sono molto molto scriventi. Anche questa di Too Faced è splendida da la matita nel packaging. Poi c'è la Full Spectrum di Urban Decay, guardate che meraviglia che è questa palette, questa è fantastica, veramente ha tutti i colori più pazzi possibili immaginabili, anche qualcuno un po' più portabile, fantastica, io amo questi ombretti davvero. Poi qui c'è la Naked on the Run, questa è fantastica, la conoscete tutti, ha il mascara Perversion, la 24/7, matita, gloss e tutti i prodotti in polvere che servono veramente per un make up, dalla terra al blush, illuminante, ombretti. Questa non va da nessuna parte. Devo dire che sono pessima per quanto riguarda le palette. Ah, una palette che invece darò via è la Pulp Fiction di Urban Decay. Questa l'ho strausata. Potrei dire che veramente la sto finendo, ma siccome ho tanti altri ombretti simili, direi di darla via. Quindi questo è quanto per il nostro cassetto delle palette un po' più grandi, molto più ordinato. Sono felice, ho ritrovato la palette bonbon, quella rosa di Too Faced. E appunto molto più semplice, sarà più semplice utilizzarla. Siamo arrivati alla sezione gloss. Ebbene sì, questa è soltanto la sezione gloss e adesso vediamo che cosa liberare dalla sezione gloss. Allora, daremo via questi gloss L'Oreal, nonostante mi piacciono, sono tutti colori, e anche questi due prodotti Revlon sono tutti colori che già ho, quindi insomma è meglio svuotare un po'. Darò via anche tutti questi gloss Pupa e Deborah Milano, questo di Hourglass, un altro rossetto Revlon, perché sono o prodotti che ho da un sacco di tempo e non utilizzo più davvero, oppure sono colori che ho semplicemente in altri brand. Stessa identica cosa per tutti questi gloss, ce n'è uno Essence, un altro Kiko, anche questo Diego Della Palma è un colore che non utilizzo mai, questo ok lo tengo, mentre appunto questi li diamo via. Ho recuperato dall'altro cassetto tutti i gloss Givenchy, perché qui ce n'erano già un paio, così li metto tutti assieme. Ed ora sistemiamo questa montagna di rossetti liquidi NYX. Ok, questo direi che è il risultato, abbiamo catalogato per marchio, qui ci sono i gloss Givenchy, Saint Laurent, Clarin, questi sono Urban Decay, Gerard Cosmetics, MAC, qui ci sono balsami labbra vari ed eventuali, mentre queste invece sono tutte le matite, alcune appunto ancora da iniziare. Qui ho messo tutti, là dietro ci sono due gloss Saint Laurent, non so se riuscite a vedere da questa prospettiva, qui ci sono tutti i NYX Liquid Suede, mentre qua ci sono invece i NYX Butter Gloss, sia normali
che è matte, mentre questa grandezza, che è la piccolina, questi sono tutti soft matte, ne ho tantissimi da sistemare, però qui non vado a metterli, li metteremo nell'altro cassetto dei gloss, quindi questo per ora è completo. Qua sotto ci sono prodotti per i capelli, quindi questo lo lasciamo così com'è. Ok, altro cassetto dei gloss, qui ho lanciato tutti i mix di prima, ce ne sono due della collezione lingerie, molto molto carini questi, e poi appunto sono tutti in size, da dietro ne ho altri NYX, quindi li metteremo tutti assieme. Nel frattempo ho raccolto un po' di trucchi da dare via, che sono questi, alcuni sono Laila Cosmetics e li ho da secoli, altri sono Kiko, Colli Star glitterato, molto carino ma non lo uso mai, e poi c'è questo gloss NYX, anche questo è vecchissimo davvero, quindi lanciamoli. E altri prodotti da lanciare ancora, altri gloss Colli Star che non uso mai, uno Diego Dalla Palma che è di un colore che non mi sta particolarmente bene, poi c'è questo Matte Me della Sleek che in realtà è fantastico, io amo questo gloss, però ne ho un sacco della stessa colorazione e quindi preferisco darlo via. Qui ci sono vari matitoni, li ho messi a posto non tantissimo tempo fa, quindi li lasceremo tutti qua. Un altro gloss che darò via è questo della Benefit, l'ho comprato secoli fa e non lo uso praticamente mai. Ok, abbiamo sistemato anche questo cassetto dei gloss e matitoni. Questo è il cassetto dei rossetti e qui c'è davvero il delirio, quindi questo cassetto ha davvero bisogno. Non che gli altri non avessero, ma questo cassetto forse è quello che più ha bisogno di un bel decluttering. Eccoci, dorato. Sono di secoli fa, li ho utilizzati nei tutorial quando lavoravo con Deborah e credo proprio che siano tutti stra iper scaduti, quindi andiamo a darli via. Stessa cosa faremo con questi NYX matte, li ho utilizzati molto ma sono secoli che li ho, questi gloss Kiko, W7, quest'altro Pupa, e poi ce n'è anche uno, c'è anche un rossetto Lancôme che però appunto non uso mai, quindi diamo via tutto. Poi diamo via anche tutti questi rossetti Laila Cosmetics e questi due Smashbox che ho acquistato io tipo 7 anni fa, prima che iniziasse a lavorare effettivamente con Smashbox. Adesso mi hanno mandato tutta la nuovissima gamma, quindi daremo via anche questi, quest'altro Collistar e questo Glossip Milano, nonostante sia un ottimo colore, ne ho tanti simili, quindi facciamo un po' di spazio. Qui ce ne sono altri di Catrice, mi piacciono molto i rossetti Catrice, costano poco, la qualità è alta, la durata è ottima, però appunto ne ho talmente tanti che non ha senso tenerli. Stessa cosa questo rossetto Sephora, hanno la linea di rossetti opachi che è fantastica. Poi ce ne sono altri, Debbie e Deborah Milano, anche questi li diamo via. Ok, anche questo cassetto l'abbiamo riordinato come si deve, direi che adesso finalmente è decente. E qui ho sistemato, come potete vedere, i rossetti Givenchy. Questi rossetti hanno un packaging fantastico e sono fenomenali, quindi non posso proprio liberarmene, specialmente con Givenchy, io ho una fissa, quindi amo questi prodotti. Poi qui ci sono i rossetti Too Faced, altri Givenchy ma con packaging diverso. Qui ci sono due rossetti Tom Ford, non so se riuscite a vederli, eccoli qua. Qui ci sono tutti i Melted Too Faced, sto aspettando anche quelli matte, quindi non vedo l'ora di riceverli, e ho lasciato un po' di spazio per i Melted Matte che so già che sono in arrivo. Qui c'è la palette di rossetti Givenchy che, come vedete, ho usato molto perché sono dei colori stupendi. Solitamente le palette di rossetti sono un po' più scarse rispetto ai rossetti che si comprano singolarmente, non è così per questa palette, sono tutti prodotti di alta qualità, sono tutti rossetti di alta qualità. Poi qui ci sono un paio Dior, Clinique, questi sono i La Masca, Kiko, Marc Jacobs, amo i rossetti opachi di Marc Jacobs, questo è un nude rosato molto molto carino. E qui c'è Chanel, Clarins,
Collistar, questa è la linea che preferisco di Collistar, Deborah Milano, Urban Decay di due diverse collezioni, quindi sia packaging nero che packaging violetto, altri rossetti Urban Decay ancora di altre collezioni, Gerard Cosmetics, questi sono dei rossetti di altissima qualità, mi ricordano molto quelli MAC, non solo per il packaging ma anche per il prodotto in sé, sono opachi, almeno questi quelli che ho io sono opachi e sono fantastici, due di Lancome, questi invece sono tutti Diego Della Palma e poi tre sono di Zoeva. Proseguiamo con il cassetto dedicato ai mascara in glitter, ai glitter in generale, colla per ciglia finte e qui invece ci sono alcuni primer, quindi anche questo cassetto ha bisogno di essere rimesso un attimino a posto. Qui sotto ci sono un sacco di ciglia finte che io non voglio buttare perché sono nuove e quindi può darsi che in futuro, se non indosserò più le extension, tornerò ad utilizzare queste. Quindi tengo anche la colla duo, vado invece a buttare questa che è la colla di Laila perché ce l'ho da troppo tempo, mentre la duo è praticamente nuova. Ci sono alcune basi di cui mi devo disfare, specialmente queste Collistar, la Shadow Insurance di Too Faced, questa è vecchissima quindi credo proprio che sia scaduta, e poi qui queste invece direi che vanno ancora più che bene. Altra di cui mi devo disfare è questo primer Laila, e poi per il resto direi che siamo a posto. Mi disferò anche di questi glitter Kiko perché sono tipo 7 anni che li tengo qua e quindi non avrebbe senso tenerli ulteriormente. Io ho sistemato tutti i glitter in questo scomparto, qui ci sono appunto le basi per ombretti e qui metteremo gli ombretti in crema. Ok, ecco sistemati anche gli ombretti in crema. In questo cassetto invece tengo eyeliner, matite colorate, eccetera. Questo cassetto diciamo che è abbastanza ordinato di per sé, ma devo davvero disfarmi di alcuni prodotti che non utilizzo mai. Ok, queste sono le matite che daremo via, sono tutte matite vecchissime che non uso più o comunque sono colori che appunto non userei mai, alcune sono anche matite labbra che sono finite qua per sbaglio. Diamo via anche questi eyeliner, anche questi sono vecchi e stra usati. Qui ci sono delle matite labbra che non so che cosa ci facciano qui perché vanno nell'altro cassetto che abbiamo appena messo a posto, quindi queste le spostiamo di là. Ok, direi che anche qui abbiamo finito, abbiamo da questa parte tutti gli sketch marker Too Faced, qui ci sono mascara colorati e alcuni primer, qui ci sono invece gli eyeliner liquidi, a parte questa matita che è qua, non so come mai, il resto sono eyeliner liquidi, anzi questi li daremo via. Qua dietro ci sono alcuni eyeliner in gel che utilizzo molto poco, ma almeno un paio li tengo, e qua invece ci sono alcuni Kajal, Deborah Milano, Debbie. Queste sono tutte appunto matite colorate. Questo cassetto è già abbastanza ordinato, ci sono alcuni ombretti Kiko, questi sono tutti ombretti mono, alcuni Pupa, alcuni Deborah Milano, li ho già controllati e questo cassetto assieme ad un paio d'altri sono rimasti miracolosamente in ordine. In questo cassetto ci sono i pigmenti e qui andremo a dare via alcuni di questi perché non li uso veramente mai, quindi diciamo che possiamo dare sicuramente via questi Elf, questo Michael Todd, questo Barry M, questo Deborah Milano, questo NYX è troppo carino, non posso darlo via. Qui ci sono altri pigmenti che sono o regali o altri pigmenti MAC che naturalmente tengo, e questi sono altri pigmenti MAC con veramente un packaging che ormai è, cioè, è d'epoca praticamente, però non posso darli via, sono troppo carini e questi non scadono praticamente mai, sono in polvere quindi durano molto di più rispetto ai prodotti in crema o liquidi, quindi direi che questo cassetto può andare bene com'è, lo lasciamo così almeno per ora fino al prossimo video di cluttering. Poi in questo cassetto ci sono altri blush, qui ci sono le mie palette MAC di blush, le lasceremo qui.
ci sono altri prodotti, Max Factor, Kiko, questo di Max Factor è molto carino, questo della Kiko lo daremo via perché l'ho utilizzato molto, questo qua, poi c'è questo della Cargo che ha secoli, cioè non riesco neanche ad aprirlo, questo Urban Decay che è un packaging che nemmeno fanno più, anche questo ha secoli e secoli veramente, quindi diamolo via. Questo di Diego Della Palma invece è nuovo, mi piace molto, e poi c'è quest'altro che daremo via perché sì, se non sbaglio è troppo luminoso. Quindi anche con questo cassetto direi che siamo a posto. E poi qui arriva il delirio nuovamente, perché questa è la questo è il cassetto dei correttori e terre, e ovviamente ne ho fin troppe, quindi vediamo di mettere a posto anche questo. Iniziamo, questi sono sicuramente prodotti che lanceremo perché sono ormai veramente datati e li ho da secoli. Anche questa terra Collister la daremo via perché ne avevo un'altra e questa è quella nuova, ma io in realtà già ne ho utilizzata una. Diamo via anche questi prodotti, questo è un illuminante in realtà, e poi c'è questa, non riesco nemmeno ad aprirla, ecco questa terra Deborah Milano, ma ne ho a bizzeffe veramente. Altri prodotti che do via sono questi, questa palette di correttori, questi sono, questo è il Born This Way di Too Faced, io amo questo correttore ma naturalmente non in queste tonalità perché voglio dire, cioè lo sapete, lo capite, e poi devo dare via anche questa terra con illuminante che è molto carina, ma sicuramente sarà più utile a qualche mia amica o a qualcun altro perché io non la uso, come vedete è praticamente nuova. Anche qui dalla parte dei correttori dobbiamo fare un po' di pulizia ed andiamo a togliere tutti questi Laila Cosmetics che sono ormai vecchissimi. Questa è una palette di Too Faced terra illuminante fantastica, che questa la teniamo. Ok, direi che anche questo cassetto è sistemato. Qui davanti ci sono i correttori, palette di correttori, correttori singoli, insomma di vari brand. Naturalmente non sono tutti perché appunto altri sono nel cassetto delle cose che uso ogni giorno. Qui ci sono appunto solo terre. Là dietro ci sono terre ancora chiuse, lo vedete, di Too Faced. Quindi lì le tengo insomma per quando serviranno. E poi qui ci sono altri correttori ancora chiusi, specialmente i Born This Way, so che ne uso a chili, quindi presto li finirò. E poi la palette questa non ci sta, quindi non so bene cosa farne, la metteremo sulla specchiera perché qui appunto non mi piace, quindi voilà. E poi ultimo cassetto è quello dei fondotinta, anche qui vediamo di liberarci di un bel po' di roba. Toglieremo questi di Deborah Milano, questi Collistar, semplicemente perché li ho da una vita. Stessa cosa con questo della Deborah, stessa cosa con questa BB Cream Dior, ho usato litri di questo prodotto ma qui ne saranno rimaste poche gocce come vedete, ma ormai sarà scaduto. Ci libereremo però di questi altri Collistar, di questo Laila, di questo di Sephora. E voilà, direi che anche questo cassetto è sistemato. Qui ho un paio di fondotinta compatti, il Couvrance, quello Lancôme, poi là dietro, devo alzarlo per farvi vedere, ci sono altri fondotinta compatti e anche qualche cipria naturalmente, anzi diverse ciprie, queste sono praticamente tutte ciprie tranne un altro Couvrance. Poi qui ci sono un sacco di fondotinta liquidi, altre confezioni ancora chiuse, e questo mi sa proprio che tutto. Questo è uno specchietto Hello Kitty che ho preso a Tokyo, non sapevo dove mettere e lo posizioneremo qua. Quindi questo è tutto, abbiamo veramente risistemato tutto quanto, ma quello che vi devo far vedere adesso è quello che abbiamo eliminato. Ebbene sì, questi sono tutti i trucchi che darò via, sono davvero tanti, ma sono contenta perché abbiamo sistemato assieme la makeup collection, che se ci abbiamo messo delle ore, non so quanto sarà lungo questo video, Audrey infatti si è già addormentata per la noia, ma questa è stata veramente una cosa che dovevo fare. Eh no, questa in realtà non la do via, questa mi sono sbagliata, però qui appunto abbiamo liberato veramente tanta roba e sono soddisfatta di me stessa per essere riuscita a dire no, per essere riuscita a dire ok, queste cose le do via. Quindi questo è davvero tutto, spero vi sia piaciuto questo video, un bacione e alla prossima, ciao!